idea ti sei fatto, Edward, sul virus Covid-19? Dall'inizio il vaccino era solo una possibilità, non una probabilità. Il vaccino presto invece era una impossibilità. Quindi parlare di vaccino era una distorsione. Parlare di miglioramenti terapeutici è una cosa che è avvenuta, diciamo, dal primo giorno che si è imparata roba. Il fatto che i cinesi non hanno dato risultati post-mortem al mondo della scienza, non li hanno dati, li sono tenuti. Questo è uno dei vari peccati che hanno commesso, ma comunque c'è stato un miglioramento terapeutico. La cosa principale con un virus respiratorio invece è che quando viene di subirlo poi se ne va. Così guarisci. Il virus respiratorio rimane in giro. SARS-1 è venuto e partito, SARS-2 viene e parte. Quindi si tratta di accettare la diffusione del virus, cercare di trattare i malati. In Italia l'emergenza sanitaria più rilevante si è verificata in Lombardia. La sanità lombarda, spero, guarda indietro per vedere come mai che la regione, una regione... Gli errori, importante... certo. No, non errori. Che errori? Non c'è nessun errore. Hanno trasferito risorse dai dottori, dall'equipaggiamento all'amministrazione. Meno impiegati e più medici, quindi. È ammirevole per produrre poltrone. Posizioni amministrative senza gravosi incarichi e i soldi vanno all'amministrazione invece dei dottori. Ho detto in televisione due cose. Sì. Uno, che tutto finisce il 15 giugno, l'ho detto all'inizio, marzo 16, l'ho messo su Twitter marzo 16, l'ho detto in televisione prima, che tutto finisce il 15 giugno. E la seconda cosa che ho detto è che il virus è la verità, che espone la verità. In Iran il fanatismo che ha tenuto aperti i pellegrinaggi, molto dopo che sono morta gente, hanno continuato con il pellegrinaggio perché il regime ha detto che il santuario di Gum non può salva la gente, non può farci male e così via. Fanatismo. Certo. In Cina ha esposto la dittatura che sopprime la verità e suggerisce il falso, causando l'esplosione in tutto il mondo. E in Italia? E in Italia il fatto che gli italiani vivono così bene, che sono più longevi di tutti gli altri, è che lo Stato italiano è uno Stato il quale dedica tutte le strutture pubbliche in Italia, incluso la regione Lombardia. Sì. Lo Stato italiano, il virus della verità ha esposto che gli italiani vivono bene e che la loro res pubblica è africana. Ormai è africana. Quindi questa è la realtà, perché in Lombardia se tu avevi più di 65 anni ti mandavano via con un sedativo per decisioni fatte dalla sanità lombarda, il poltronificio.